Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi, anche questa volta abbiamo mezzo improvvisato un video. Non andremo a fare i video che vi dicemmo la volta precedente, se Dio vorrà sicuramente presto o tardi li andremo a fare. In questo video invece tratteremo un argomento che è nato un po' per caso, non mi ricordo quando, se forse ieri, sì, credo ieri, stavo leggendo la parola di Dio. A un certo punto comincio a leggere Osea e leggendo Osea ho detto: ma quasi quasi, perché non portiamo questa bella profezia su Israele? Vedete, noi abbiamo portato molte profezie sulla fine dei tempi, gloria a Dio, e ovviamente quando si parla della fine dei tempi è impossibile non parlare di Israele. È come, d'altronde tutto gira intorno a Israele, egli è definito l'orologio di Dio, non a caso. Infatti, da quando Israele, ovvero gli ebrei, sono ritornati in Israele, è scoccata l'ora del Signore, l'ultima generazione descritta appunto in Luca capitolo 21 dal verso 29, ma questa è un po' un'altra storia. Spesso si parla di Israele, delle profezie di Israele, ma poche volte si parla di questa profezia che, sebbene trova riscontro in tantissimi altri passi, ma questo passo viene portato molto poco, o perlomeno io non ricordo mai di averla sentita. Non ricordo mai di averla sentita, e se mai l'ho sentita, l'ho dimenticato. Bene, e quindi in questo video andremo a trattare una profezia molto molto importante, e ripetiamo per l'ennesima volta, sebbene possiamo dire cose già dette, ma comunque non abbiamo mai portato questo passo, e io personalmente non mi sembra di aver mai sentito portare questo passo per descrivere appunto quello che normalmente si porta, insomma, un po' tutti coloro che vanno a trattare l'escatologia. Bene, mi preme sottolineare che molte volte i credenti, siccome siamo consci del fatto che sono diversi i giovani che ci seguite, che Dio vi benedica, cari giovani nella fede, sapete che molte volte i credenti vanno a cercare giustamente l'Apocalisse nell'Apocalisse. Cioè tu apri la Bibbia nel libro dell'Apocalisse per andare a cercare l'Apocalisse, e fai bene, gloria a Dio. È scritto nel libro dell'Apocalisse: beato chi legge le parole di questo libro. Alleluia! Quindi è una beatitudine leggere il libro dell'Apocalisse. Ovviamente quello vale per tutti i libri della parola di Dio. Ma attenzione a credere che l'Apocalisse venga circoscritta, ovvero si trovi unicamente che nel libro dell'Apocalisse. Credetemi, c'è molta più Apocalisse nell'Antico Testamento che nel libro dell'Apocalisse. Incredibile, noi di questo ne abbiamo già parlato, basta leggere tutti i profeti minori, che la maggior parte di loro presentano una descrizione dell'Apocalisse incredibile. Inoltre abbiamo anche l'Apocalisse veterotestamentaria, viene chiamata così, che altri non vuole essere che il libro di Daniele, il profeta Daniele. Infatti, per capire l'Apocalisse bisogna leggere contestualmente Daniele e viceversa. Isaia presenta anche molto su questi argomenti e su questi temi. Siccome ci troviamo a un soffio del rapimento della Chiesa, dell'inizio della grande tribolazione, dell'apparizione del personaggio dell'Anticristo, infine del ritorno di Cristo con la sua sposa all'inizio del millennio, è bene predicare queste cose oggi più che mai, senza tralasciare anche tutto il resto. Insomma, si porta avanti tutto. Gloria a Dio. Bene,
Un messaggio rivolto quindi soprattutto alla Chiesa, ma anche a tutti coloro che magari amano ascoltare la parola di Dio. E hai visto mai dovesse capitare qualche ebreo? Non so quante possibilità ci siano che capiti qualche ebreo, anche se qualcuno ci segue da Gerusalemme, ma siamo consci del fatto che sono fratelli in Cristo. Quindi nati di nuovo, no, io parlo proprio di un ebreo che non abbracci il cristianesimo. Chissà quanta possibilità ci può essere e, qualora si concretizzi, quanti minuti durerebbe a guardare un video del genere. Non lo so, vabbè, comunque Dio lo sa, noi andiamo avanti per la nostra strada e comunque predichiamo, insegniamo nel nome di Gesù Cristo, Yeshua HaMashiach. Alleluia. Bene, però se alle volte ci fosse qualche ebreo e magari anche giudeo, caro amico o cara amica, ti vorrei far notare delle cose che si trovano proprio nel Tanakh, nell'Antico Testamento, ed è il discorso della grazia. L'Antico Testamento, come lo chiamiamo noi, voi lo chiamate il Tanakh, regge tutto sulla grazia, tutto, la grazia è spalmata sull'Antico Testamento, altro che, e adesso te lo dimostrerò. Al di là del fatto che adesso andremo a vedere quello che dice Osea, in particolare esamineremo il capitolo 3, cioè l'ho qui, c'ho la mia Bibbia, il capitolo 3, va dal verso 1 fino al verso 5, almeno nelle nostre revisioni. Ora non ricordo nel Tanakh se ha la stessa conformazione, perché varia un po' la conformazione, non il contenuto, ma la conformazione, che è un'altra cosa. Il discorso della grazia, che è molto presente nel capitolo 2 e nel capitolo 3 di Osea, ma è presente un po' in tutto il Tanakh ebraico. Allora, Israele ha sempre peccato, no? Sempre. Quando noi vediamo, no, che Israele nasce, no, e viene predestinato, appunto, come dicono alcuni, no, quelli che sostengono la predestinazione, viene predestinato, no, a diventare addirittura la sposa di Cristo, poi a un certo punto vediamo che si perde per strada. Quindi così si perde anche questa sorta di dottrina della predestinazione che gli ebrei conoscono molto bene e rifiutano. Paolo era un fariseo e rifiutava categoricamente questa dottrina. Parliamo di predestinazione nominale, che è una cosa ben diversa dalla predestinazione in generale, ovvero che la Chiesa è stata predestinata a essere la sposa di Cristo, ma chiunque sulla faccia della terra può entrare a far parte di questa predestinazione e diventare la sposa di Cristo. Quindi, se sulla faccia della terra in questo momento si trovano 7 miliardi di persone, tutti e 7 miliardi desiderano entrare in questa predestinazione della Chiesa e diventare tutti e 7 miliardi gli abitanti della terra la sposa di Cristo, la porta è aperta per tutti. Non so se aprire un'ulteriore parentesi e uscire un po' fuori tema sul fatto della predestinazione. Ogni tanto sentiamo quelli della predestinazione fare domande stupide da capre. Una domanda, proprio la classica domanda da capra, recita: l'anticristo può essere salvato? Allora molti rispondono: no, non può essere salvato. E allora vedete che c'è la predestinazione. Ma io dico, no, ma capra che non sei altro, ma ce sei o ce fai? Scusate il termine, nella scrittura ci sono le capre e ci sono le pecore, noi siamo chiamati a essere pecore, non capre. Ecco. Le capre stanno lontane da Dio e vanno contro Dio e contro la sua parola e mangiano di tutto. Le pecore mangiano solamente l'erba buona, il buon pasto, e quindi si nutrono solo della parola di Dio. L'anticristo non è nato anticristo. L'anticristo non è che dal grembo di sua madre è stato predestinato ad essere anticristo. L'anticristo è un essere umano, come sarà un essere umano, ovvero è, perché
in questo momento già è sulla faccia della terra, deve solamente apparire e apparirà quando la Chiesa sarà tolta. Ma quando l'anticristo, la persona che diventerà anticristo è nata come tutti quanti gli esseri umani e ha la possibilità di accettare il Signore Gesù ed essere salvato, ma se lui la rifiuta e preferisce seguire Satana, un esempio su tutti come Anton LaVey, e diventare come Anton LaVey un sacerdote satanico, nello specifico diventare l'anticristo, è una sua decisione. Lui ha il libero arbitrio. Poi certo, una volta superato quel limite, quando appunto il Signore dirà a Faraone: per questo io ti ho suscitato, cioè per questo io non ti ho distrutto, ma ti lascio ancora un po' di tempo per fare la mia volontà, entri sorpassi quel marciapiede, quella linea di non ritorno. E ormai non c'è più niente da fare, il Signore ti dovrebbe uccidere subito, buttati all'inferno, ma ti lascia un altro po' in vita per questo. Ma come? Se ha voglia l'uomo che diventerà l'anticristo, prima di diventare l'anticristo, lui è un uomo normale, un bambino normale, come tutti quanti i bambini. Mi risulta che i bambini sono angeli di Dio e vanno in cielo, a meno che non vogliate fare come Agostino, ma veramente qui stiamo proprio uscendo fuori tema. Quindi, cari amici, amici non lo siete, comunque, cari signori della predestinazione, legalisti del web, eccetera, 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 non fate domande da capre. Voi ve la cantate, voi ve la suonate, e vi rispondete da soli, ma poi è facile farsi le domande e rispondersi da solo. Dice: molti rispondono sì. No, non rispondono sì. Ecco qui una risposta. E noi potremmo rispondere a tutte le vostre domande da capra. Bene, siamo usciti fuori tema. Va bene, torniamo all'oggetto del presente video, che non c'entra niente con la predestinazione, eccetera, eccetera, eccetera. Israele, da quando è nato, che il Signore lo ha chiamato per la sua grazia, perché Israele non è stato chiamato, ecco qui che già vediamo la grazia. Il Signore ha detto nell'Antico Testamento: io ti chiamo e ti ho chiamato non perché tu fossi stato più grande di altre nazioni, migliori di altri uomini. No, ti ho chiamato, anzi voi eravate più piccoli, più insignificanti. Quindi ecco qui che noi cominciamo a vedere la parola grazia, ovvero magari non appare il termine grazia, ma appare appunto la grazia, la concretizzazione della grazia. Poi il Signore lo chiama e noi vediamo che subito Israele diventa recalcitrante. Israele ha sempre peccato contro Hashem, contro il Signore, contro Adonai Elohim, sempre lo ha fatto. Bene. Allora, la domanda del milione è: come perdonare i loro misfatti, i loro peccati? Allora, il Signore anticamente escogitò un sistema chiamato appunto il sistema sacrificale. Quindi veniva sacrificata la vittima tramite un agnello, tramite una pecora, tramite una giovenca, insomma un animale puro. C'erano diversi animali che potevano essere sacrificati e venivano chiamati i kasher, gli animali kasher o gli animali puri, mentre invece gli animali impuri non potevano temperare a questi ruoli, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Ora però noi sappiamo che un animale non vale più di un uomo. Ecco. Quindi come può un animale che vale meno di un uomo salvare un uomo? Cioè non ha logica, non ha senso, ma è chiaro che qui il Signore ci voleva a tutti noi comunicare, insegnare qualche cosa. E la risposta a questo quesito noi cristiani la troviamo nel Nuovo Testamento. Ma adesso, siccome gli ebrei non utilizzano il Nuovo Testamento, vi risponderemo direttamente con il Tanakh, con l'Antico Testamento, e vi ci facciamo arrivare
utilizzando solo l'Antico Testamento. Senza entrare nel Nuovo Testamento, vi dimostreremo come lo stesso Antico Testamento dimostra queste cose. D'altronde, gli apostoli, i primi discepoli, facevano così perché il Nuovo Testamento non esisteva. Quando Paolo da Tarso predicava, non c'era il Nuovo Testamento, non esisteva. Il Nuovo Testamento verrà dopo la morte, appunto, dei primi apostoli e i primi discepoli. Uno su tutti, Luca, che pur non essendo un apostolo, comunque scrisse una carta, appunto, l'Evangelo di Luca, e così via discorrendo. Lo stesso libro agli ebrei, ok? Non sappiamo se chi l'abbia scritto, ovvero se l'abbia scritto Paolo, o forse Apollo, o forse chissà chi. Bene. Quindi noi vediamo che gli animali non possono, da un punto di vista razionale, lavare i peccati di chi che sia. Forse tu mi dirai, non mi basta questo, perché per me invece è possibile. Ok, ora io ti dimostrerò ulteriormente che non è possibile solo con l'Antico Testamento e che si tratta di grazia. Allora, i sacrifici di animali non solo non possono lavare i peccati dell'uomo, ma addirittura non possono cambiare il cuore dell'uomo. Non possono cambiare l'anima dell'uomo. Non possono innestare amore per la parola di Dio. Infatti, anticamente, gli ebrei, che erano e sono ancora oggi il popolo di Dio, anche se non sono salvati per questo, ma quando accetterete Cristo, allora entrerete nella salvezza, ma in questo momento non lo siete, tranne chi lo ha accettato, pochi, anche se in questo ultimo frangente della fine dei tempi state sempre via più aumentando, ma adesso veramente non vogliamo uscire del tema un'altra volta. Gli animali non potevano mettere amore. I sacrifici per gli animali e tutto questo non poteva cambiare il cuore dell'uomo, non potevano far nascere l'amore nel cuore dell'ebreo, del popolo di Dio. E infatti, perché si peccava anticamente? Perché non si amava Dio, perché dice il Signore: chi mi ama fa la mia volontà. Mi sembra giusto, non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la mia volontà. Questo vale non solo per noi, ma vale anche per voi. Quindi, gloria a Dio, tutto questo non poteva cambiare, non poteva mettere amore nel cuore dell'antico credente, dell'ebreo. Non poteva. Ma mica è finita qua. Noi vogliamo far finta invece, far finta, proprio è una follia, è una pazzia, non è così. Però per un attimo vogliamo sognare. Proprio fantasticare. Vogliamo far finta che invece gli animali, i sacrifici degli animali, potevano fare questo, ovvero ti potevano cambiare il cuore, ti potevano mettere il desiderio di amare Dio, ti potevano cancellare i peccati e così via discorrendo. È successo che a un certo punto un certo re di Babilonia, Nabucodonosor, tramite il suo generale Nebuzaradan, voi questo lo sapete molto bene, è entrato in Gerusalemme e ha distrutto il Tempio. Da quel momento voi venite deportati in Babilonia, passate una marea di anni in Babilonia e poi l'ultima parte la passerete in Persia. Finché non finiscono i 70 anni profetizzati da Geremia. Quindi, che cosa succede? Che tutto questo si è concretizzato proprio per il peccato, altro che il peccato non esiste. E allora perché i castighi di Dio? Se il peccato non esiste, perché Dio castiga il suo popolo? Come si chiama trasgredire la legge di Dio? Se il peccato non c'è, se noi facciamo finta di credere, di leggere, di credere a quello che c'è scritto, altro che se non c'è peccato. Quindi non andate dicendo aberrazioni. Quindi, a un certo punto,
si compiono i 70 anni e Dio decide di riportarvi a Gerusalemme e di ridarvi il Tempio, il secondo Tempio. La domanda del milione re, facendo finta che questi sacrifici di animali potessero lavare i peccati e potessero rigenerare il cuore, com'è possibile che voi, dopo 70 anni senza stare col Tempio, di conseguenza senza fare un solo sacrificio di animali, voi siete tornati e avete mantenuto il desiderio, quelli che lo hanno mantenuto, di ritornare, di rimpatriare in una terra arida, deserta, difficile, piena di guerra, per ricostruire il secondo Tempio? Chi ha messo in voi quel sentimento? Chi ha lavato i vostri peccati? Chi vi ha perdonati? In virtù a quale sacrificio? Se gli animali non c'erano più? Questa è la domanda del milione. Ecco qui che noi possiamo vedere che quando inizia a parlare se ne va la voce sempre. È un guaio. E vabbè, ormai chi ci segue lo sa. È una prassi. Un giorno diventerò muto, speriamo di no, e così via. Vabbè, questa è un'altra storia. Bene, quindi, perché è successo tutto questo? Per la grazia. La grazia di Dio noi la vediamo che in questo momento ci vorrebbe un po' di grazia per la mia gola. Ma questa è un'altra storia. Ok, mo mi è venuto pure il singhiozzo. È la fine. Viene pure il diluvio, così smetto da fare sto video. Che amarezza, costa voce. Benissimo, cari amici. Quindi, la ulteriore domanda del milione è... Passano gli anni, insomma, poi c'è la famosa diaspora di Tito e nell'anno 70 dopo Cristo, come dite voi, della nostra era, venite cacciati via da Israele e da lì, insomma, voi non tornate più fino al 1947-48. E perché siete stati cacciati fuori? Siete stati cacciati fuori a causa dei vostri peccati, che adesso vedremo un po' in Osea. Cos'è che vi ha fatto ritornare dopo 2000 anni, che non avete avuto e ancora oggi non avete il Tempio? Non avete i sacrifici, non potete fare i sacrifici, lascia stare quello che fanno quei quattro samaritani che stanno lassù. Ma il mondo ortodosso non fa questo. E quindi chi è che vi lava i vostri peccati? Quale cosa vi ha fatto ritornare in Israele dopo 2000 anni circa? Non è stata forse la grazia e la misericordia di Dio? Qual è il vanto? Quale vanto? È scritto in Romani 3, ve lo voglio leggere, c'ho qui la Bibbia davanti. Allora, eccolo qua, Romani 3. Allora, Romani 3 dovrebbe essere verso 27. Dov'è dunque il vanto? Egli è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, anzi, per la legge della fede, come è scritto, che il giusto vivrà per fede. In Abacuc è scritto questo. Noi dunque concludiamo che l'uomo è giustificato per fede senza le opere della legge. E infatti, era ed è impossibile, anche se i rabbini di oggi dicono il contrario, vivere la legge in modo perfetto, senza peccare. Lo dimostrano tutti, a tutta la parte sacrificale,
che è lunghissima, ha una infinità di precetti. Gloria a Dio. Bene. Allora, vogliamo aprire la navigazione virtuale. Allora, navigazione virtuale. Allora, abbiate pazienza perché prima non mi ero preparato. Ok. Ecco. Ok. Allora, in questo momento siete con noi. Apro un attimo la pagina internet, eccola qua. Ok, allora. Allora andiamo a prendere un attimino Osea 4.6, anzi Osea 4. Eccolo qua. Allora, facciamo un po' più grande. Ok, perfetto. Allora, Osea 4, praticamente se voi lo leggete, ok, il mio popolo Israele, qui parla di Israele, domanda il suo legno, il suo bastone gli dà avviso, perciò che lo spirito delle fornicazioni fa traviare, essi vanno a fornicare sottraendosi all'Iddio loro. Notate come la fornicazione, il peccato, l'adulterio, eccetera, eccetera, è uno spirito, sono demoni veri e propri. Nel verso 6, oltre ad essere ovviamente uno spirito, il nostro spirito, ma è anche uno spirito esterno. Comunque, il mio popolo, dice, il mio popolo qui parla Israele, perisce per mancamento di conoscenza. Quindi voi, in quel mentre, qui siamo intorno all'anno 700, avanti Cristo, o prima dell'epoca comune, dell'era comune, come dite voi, non avevate alcun tipo di conoscenza di Dio. Anzi, è scritto che voi ebrei, in quel mentre, avevate sdegnata la conoscenza e Dio vi sdegnò. E poi dopo, quando foste cacciati fuori, che cos'è che vi fece ritornare? Se non che la grazia di Dio, perché non c'era neanche il Tempio. Quale sacrificio potevate fare per cancellare i vostri peccati? Ovviamente mi preme sottolineare che questo qua, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, non vale solo per gli ebrei di allora e ovviamente anche di oggi, ma vale anche per la Chiesa. Attenzione, in questo caso ci troviamo davanti a una realtà che ha una doppia valenza. Poi, a qui, allora, qui dice, perciò che il Signore ha una lite con gli abitanti del paese, perché non vi è né verità né benignità, non vi è conoscenza alcuna di Dio in tutto il paese, non fanno altro che spergiurare, che mentire, che uccidere, furare, commettere adulterio, sono straboccati, un sangue tocca l'altro, assassinio, e il paese appunto farà cordoglio. Quindi, cari amici ebrei, voi potete vedere come vi siete sempre ribellati a Dio, sempre, sempre, sempre. Con quale ancora oggi? Guarda, ti dirò una cosa ancora ulteriore. Se tu sei ebreo e in questo momento non ti trovi in Israele, sei sotto peccato, perché voi avete il comandamento dell'Aliyah.
è un comandamento. L'ebreo ha il comandamento dell'Aliyah. E chi non fa Aliyah sta trasgredendo la legge di Dio. Quindi quale giustizia vi è in voi? Non vi è giustizia. Quindi tutto quello che il Signore vi dà non è per opere buone, non è perché voi mettete in pratica la legge, perché che tu sei ebreo, ti trovi qui a Roma o a New York o ovunque sia, o a Buenos Aires dove c'è una grande comunità, o in Francia, eccetera, eccetera, e metti in pratica la legge di Dio, il nostro libro, il Nuovo Testamento, dice che chi, avendo messo in pratica tutta la legge, va a trasgredire un solo comandamento, ha trasgredito tutta la legge. E questo vale anche per voi. E chi scrisse quello fu un ebreo. E il cristianesimo, fino a prova contraria, l'avete inventato voi. Inventato, viene da Dio. Però noi parliamo un linguaggio che voi possiate capire, comprendere, o no? O stiamo dicendo cose strane? Quindi che voi vi trovate qui in Italia, in Germania, in Francia, in Argentina, in Messico, negli Stati Uniti, e dite di mettere in pratica tutta la legge, ma voi non la state mettendo in pratica, perché la parola di Dio parla di Aliyah. Il vero sionismo è quello biblico. E già ne abbiamo parlato di questo in un altro video, di che cos'è il vero sionismo, che cos'è. Il vero sionismo non è quello che è nato nel 1800, eccetera, eccetera, eccetera. Il vero sionismo è lo spirito che l'Eterno ha messo nel cuore di ogni ebreo di amare la terra di Canaan e di ritornare nella terra di Canaan. E con tutto ciò che voi vi trovate in questo condizioni, e Dio vi ha fatto ritornare in Israele, in terra di Israele, vi farà ricostruire il Tempio, che sarà il terzo Tempio, per quale merito? Che non ne avete, come nessun uomo sulla faccia della terra ne ha. Per quale merito? Nessuno. Grazia. Si chiama grazia. Si chiama misericordia. E come si entra in questa misericordia? Come si entra? Attraverso, se è misericordia, non si può entrare in questa misericordia? Non si può abbracciare questa misericordia attraverso opere, altrimenti se opera è opera non è misericordia. E quindi come si entra in questa misericordia? Attraverso, come si abbraccia la misericordia? Attraverso la fede. È scritto questo a voglia? Il giusto vivrà per la sua fede. Tu lo sai dove è scritto? In Abacu. O no? Eh sì, cari amici, che voi lo vogliate o non lo vogliate accettare, questa è la parola di Dio, questo è il Tanakh, caro mio. Te l'ho fatto leggere in italiano, puoi prendere i testi originali e leggertelo, ce l'abbiamo pure noi i testi originali, caro amico ebreo. E cari amici e fratelli che ci state ascoltando, gloria a Dio. Bene, quindi, allora, se il peccato non esiste, e la grazia non esiste, che senso c'ha la paraduma? Che senso c'ha la para aduma, cioè la giovenca rossa di numeri 19? Abbiamo fatto un video, ve lo vogliamo mostrare, così se lo volete andare a cercare ci potete andare. Allora, andiamo qua. Allora,
Allora, questo è diciamo, il nostro canale di YouTube. Voi, che ne so, andate qua, state qui c'è cerca, mettete Giovenca Rossa, Giovenca Rossa. Ok, Giovenca Rossa, eccola qua, la Giovenca Rossa. Questo è qui qualcuno che c'è? No, caricato. Allora, Giovenca Rossa, fine dei tempi, ricostruzione, terzo tempio di Gerusalemme. Benissimo. Ok, questo è il video, ci cliccate e potete guardarlo, diciamo cose molto, insomma, importanti. Ok, perfetto. Quindi, se il peccato non esiste, se la grazia non esiste, che senso ha la Giovenca Rossa? La paraduma. Che senso ha? Para Giovenca, aduma rossa. Che senso ha? Lava i peccati di chi riceve l'aspersione, ma va a contaminare chi fa l'aspersione. Proprio quello che ha fatto Cristo. Cristo ha lavato i peccati degli altri, però a sua volta si è contaminato dei peccati degli altri, non dei propri, degli altri, se li ha caricati. Voi dite che la paraduma è il mistero, è quel comandamento che non si capisce. Ovvero, sì, è quel precetto che non si capisce, che si fa e basta. Noi lo capiamo. Bene, allora, Osea 6,6, Osea 6,6, 6,6, ok, dice: io gradisco benignità e non sacrificio, e il conoscere Dio anziché olocausti. 6,11. Ancora porrà Giuda nelle piante in te quando io ritrarrò di cattività il mio popolo. Qui il Signore sta annunciando che lui ritrarrà di cattività il suo popolo. C'è un problema però in questa asserzione, che quando Osea ha fatto questa profezia, il popolo non era in cattività. Quindi Dio qui sta profetizzando due cose. La prima è che ci sarebbe stata una cattività. La seconda è che sarebbero tornati dalla cattività. Cos'è che ha fatto tornare gli ebrei dalla cattività? La grazia. È facile da capire, ma difficile da accettare. Bene. Allora, vogliamo passare un po' a quello che è l'oggetto centrale di questo video, ed è: sì, inizieremo non dal capitolo 3, ma dal capitolo 2. Allora, dite ai vostri fratelli Ami e alle vostre sorelle Ruhamah. Ok. Allora, qui ci sono due parole che vengono tratte direttamente dal originale, quindi se c'è un ebreo sicuramente ha già capito il significato. Allora, Am, ok? Am che cos'è? Am Israel, popolo. E poi abbiamo un suffisso pronominale di tipo 1, che è io mio. Quindi, Ammi, perché qui ci sarebbe in Dagesh, Ammi, che cos'è? Mio popolo. Quindi dite ai vostri fratelli, ok? A me, popolo mio, e alle vostre sorelle, Ruhamah viene da Raham. E che significa? Grazia, misericordia, mi è stata fatta.
ancora, se io vado qua, no, meglio fermarci. Ok, allora, quindi noi vediamo ancora, eccolo qua, Osea 3. Quindi noi vediamo, abbiamo visto che in Osea, se tu ti leggi tutto quanto Osea, tu potrai constatare, tu potrai vedere che in Osea veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, così come un po' in tutta quanta la parola di Dio. Da come Israele peccava, ripeccava, i principi di Israele peccavano, appare sempre soprattutto Osea è indirizzato a Efraim, quindi al regno del nord, perché Efraim era la tribù principale, no? E lì ivi si trovava Samaria, e quindi era l'epicentro di Israele, del regno del nord, ma non solo, comunque viene chiamato in causa anche Giuda, gloria a Dio, e quindi di conseguenza anche Beniamino. Quindi noi vediamo che Osea presenta un discorso altamente peccaminoso, e Dio rimprovera a più non posso questo popolo. Eppur, nonostante tutto, abbiamo letto in Osea capitolo 2, il verso 1, che Ami, lo chiama il mio popolo, Ruhama, misericordia ti sarà fatta. In poche parole, questo sta dicendo. E in Osea capitolo 3 lancia una profezia su tutti gli ebrei, su Israele, che fa veramente alzare i brividi alti così. E la vogliamo leggere. E come sempre noi leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E dice, poi il Signore mi disse, va ancora, ama una donna. Quindi qua presenta una similitudine, nel senso che questo è successo per davvero, ma vuol dare un insegnamento. E dice il Signore, la quale essendo amata dal suo marito si adultera, secondo che il Signore ama i figli di Israele. Quindi lui praticamente gli sta dicendo da prendere una donna che poi, insomma, era una donna da poco conto, ma ovviamente poi la donna, sì, se leggiamo tutto il contesto, si separava e tutto quanto, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo che il Signore ama i figli di Israele che sono adulteri. Perché sono adulteri? Noi a un certo punto vediamo che fornicavano con Baal Peor. Essi riguardano ad altri dì, amano le schiacciate d'uva. Io adunque mi acquistai quella donna per 15 sicli d'argento, per un omer e un letek di orzo, e le dissi, rimantimi così per molti giorni. Quindi era una donna che non aveva più il suo marito, e quindi si dovette poi separare da quella vita corrotta che faceva, perché era un'adultera. Infatti, ecco qua, dice, non fornicare, non maritarti ad alcuno. Quindi praticamente non è che il Signore sta dando o rilasciando il nulla osta a un suo figlio, che in questo caso è Osea, per andare a meretrici. Non è così, non si può fare questo. Semplicemente il Signore gli ha detto a un profeta che era molto umiliante di prendere una donna, che in verità questo non si poteva fare, non si poteva fare, perché una donna che aveva lasciata, che viveva una vita dissolubile, una vita di peccato, non poteva essere presa in moglie. Però il Signore in questo caso fa una eccezione per mostrare lo stato, la condizione deplorevole del proprio popolo, di Am Israel,
quindi di tutto il popolo di Israele, ovviamente però a condizione che questa donna poi si purificasse, non fornicasse, anche perché poi i figli di Israele fornicavano con questa donna invece di fare giustizia, perché per queste situazioni addirittura c'era la lapidazione. Pensate, quindi pensate come era corrotto in quel tempo Israele. E quindi Osea riceve l'ordine di indicare alla donna di non fornicare, di non maritarsi ad alcuno, e poi gli disse: io altresì aspetterò dietro a te. E poi qui lancia una tremenda profezia. Ok. Visto che lo stato di Israele è così deprovevole da essere paragonato a una donna adultera, ecco qui, no? Israele non è né uomo né donna, è una nazione, eppure viene paragonato a una donna adultera. Ecco qui che mi fanno sorridere quelli che vanno facendo video dicendo che lo Spirito Santo è la parte femminile di Dio, quando non sanno neanche il significato del termine genero. Genero. Il termine genero, ok, non ha, è, ha un significato ben preciso. Ben preciso, ok. Il genere può essere maschile e femminile, ma non per questo essere donna. La casa, il genere della casa è femminile, ma la mia casa non è una femmina. E così è lo spirito, e così è Israele. Israele, anche se viene paragonato a una adultera, non è una donna. È un popolo, un'altra cosa. Ma lasciamo stare adesso. Perciò che, ecco qui la profezia, visto che la condizione di Israele era così deprovevole, ok, il Signore gli dice, perciò che i figli di Israele se ne staranno molti giorni senza re, ok, molti giorni senza re, se ne staranno, scusate un po' che voglio vedere un attimo una cosa, perché Osea comincia con la parola del Signore che fu indirizzata a Osea, figlio di Beri, ai Didi, i re sono Uzzia, Jotam, Acaz, niente meno, e di Ezechia, re di Giuda, ai Didi Geroboamo, siamo al nord, siamo in Israele, Geroboamo, figliuolo di Giosias, re di Israele, infatti. Quindi la dinastia dei re è durata tantissimi anni, gloria a Dio. Poi a un certo punto questa dinastia finisce, ma andiamo piano. Molti giorni senza re e senza principe, e non solo, senza sacrificio. Quindi qui sta dicendo, gloria a Dio, che però io mi sono perso un pezzo, perché vorrei mettere il vorrei cominciare dal capitolo 2, dal verso 16. Perché dal verso 16 dice il Signore, prima di dire questo, in quel giorno, quando noi leggiamo in quel giorno, in quel tempo, sta parlando della fine dei giorni, dei nostri giorni. Zaccaria usa molto in quel giorno. Gioele usa molto in quel giorno, in quel tempo, parlando proprio degli ultimi giorni. In quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal mio. Quindi qui, quando dice in quel giorno, sta dando la data, cioè gli ultimi giorni. E io torrò via dalla tua bocca i Baali, quelli che non saranno più ricordati per i nomi loro. In quel tempo, anche questo, in quel tempo, in quel giorno, in quel, insomma, si riferisce agli ultimi giorni, farò che avranno patto con le fiere della campagna, con gli uccelli del cielo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice, io ti sposerò in eterno, qui ci sono promesse di rigenerazione. E in virtù a cosa vengono fatte queste promesse, che se leggi Osea si può vedere che il peccato gli usciva da tutti i pori a Israele? È la grazia. Ti sposerò in giustizia, in giudizio, in benignità, in compassioni.
anzi, ti sposerò in verità e tu conoscerai il Signore. Avverrà in quel giorno che io risponderò, dice il Signore, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, la terra risponderà al frumento, al mosto, all'olio, queste cose risponderanno a Israele e io me la seminerò nella terra, avrò pietà, eccolo qua, di lo ruhama, lo è negazione, ruhama è grazia, misericordia, quindi avrò pietà di no grazia, di senza grazia, dirò a lo ami, cioè non popolo mio, quindi no, dirò a chi non ha, non ha grazia e a chi non è popolo mio, dirà tu sei il mio popolo, egli mi dirà mio Dio. Ecco qui che le vostre stesse scritture presentano il discorso della grazia, della misericordia, la salvezza per la grazia tramite la fede e non per le opere della legge. Torniamo al capitolo 3. Quindi il capitolo 3 ci capovolge, ci mette, ci catapulta in questo contesto, che è il contesto degli ultimi giorni. E voi lo sapete bene che siamo negli ultimi giorni. E quindi, quando noi abbiamo letto, perciò che i figli di Israele se ne staranno molti giorni senza re, senza principe, senza sacrificio, senza tempio, sta dicendo, e senza statua, senza efod e senza idoli. Voi siete stati quasi 2000 anni in queste condizioni. Poi i figli di Israele ricercheranno di nuovo il Signore Dio loro. In virtù di cosa lo ricercherete? In virtù del sionismo, uno su tutti. C'è quel sentimento che avete conservato per 2000 anni dentro i vostri cuori e non l'avete perso. Cos'è che ve l'ha fatto conservare? Cos'è? Dice Dio. In virtù di cosa? In virtù di cosa che la maggior parte degli ebrei sono atei? Avete riformisti, conservatori, ultraortodossi, ortodossi, caraiti, c'è un minestrone che non finisce più, altro che mettere in pratica la legge. Chi mette in pratica la legge? Nessuno. E allora in virtù di cosa avete conservato questo? In virtù della grazia di Dio. Tutto è per grazia e tutto è per fede. Poi i figli di Israele ricercheranno di nuovo il Signore Dio loro e Davide loro re. Davide loro re parla della dinastia messianica. E con timore si ridurranno al Signore, alla sua bontà nella fine dei giorni. Che profezia tremenda! Qui è stato profetizzato che Israele sarebbe cessato, ovvero avrebbe cessato di risiedere nella loro terra, che il tempio sarebbe cessato, che il sacrificio sarebbe cessato. Altrove dirà sempre in Osea che per la ribellione dei vostri cuori, per il vostro peccato, io toglierò i leviti, i sacerdoti, e loro smetteranno di offrire, di portare avanti il sacerdozio. Tutto è per grazia. Qui viene profetizzato, altrove ancora dirà che sarete scacciati in tutte le nazioni, abiterete in mezzo alle nazioni e sarete come il nulla in mezzo alle nazioni. Infatti che gli ebrei sono diventati ricchi e potenti l'ultimo secolo e mezzo, per questi 2000 anni, per la maggior parte dei casi quasi il 100% degli ebrei, salvo rari casi, eravate, insomma, persone
povere, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se ci sono stati sempre ebrei che hanno ricoperto ruoli di prestigio nelle corti, eccetera, eccetera, ma la maggior parte del popolo è sempre stato un popolo povero, isolato e di poco conto, come è stato detto dal Signore. E attenzione, noi siamo pro Israele, noi vi amiamo e vi benediciamo, eh? Attenzione, se seguite tutti i nostri video. Ma proprio perché vi amiamo, vi stiamo predicando queste cose, perché chi ama dice la verità e annuncia la verità. Quindi qui c'è una profezia tremenda. E sempre in Osea, al capitolo, però lo voglio aprire una pagina a fianco, ecco qua, apriti qua, ok, 6, 6.2, eccolo qua. Qui dice che in due giorni, qui sta parlando di voi, degli ebrei, in due giorni egli ci avrà rimessi in vita, al terzo giorno egli ci avrà risuscitati e noi vivremo nel suo cospetto. Un giorno sono come mille anni per il Signore sono come un giorno. Due giorni sta dicendo che in 2000 anni lui li avrà rimessi in vita e al terzo giorno, cioè nel millennio, perché da quando è venuto Cristo sono passati 2000 anni, adesso deve entrare il millennio e il terzo giorno, gli ebrei saranno risuscitati. Risuscitati? La scrittura chiama scrittura, la scrittura spiega la scrittura. Ezechiele capitolo 37 parla delle ossa secche e di Israele che risuscita. In questo momento Israele è risuscitato nel corpo, ma non ha ancora lo spirito. Quando appunto il Signore soffiò e disse che lo spirito entrasse in quei corpi che erano risuscitati, ma non avevano lo spirito. Oggi Israele è risuscitato come nazione, ma non ha lo spirito, è morto. Tremenda profezia. Tremenda profezia. Voi ebrei state per assistere a un mega risveglio in mezzo di voi, un mega risveglio. L'unico che sta per assistere a un mega risveglio non è la Chiesa. La Chiesa va incontro sempre più all'apostasia. È Israele che va incontro al risveglio, ma questo risveglio avverrà durante il peggiore giorno di tutta l'umanità, chiamato il giorno del Signore, la grande tribolazione. E nessuno di voi potrà scampare da quel giorno se non accettate Gesù Cristo come personale salvatore e lo confessate, e non come molti rabbini che hanno riconosciuto Yeshua come Hamashia ma non lo stanno confessando. E quindi quando suonerà la tromba saranno rapiti? Da quello che io comprendo dalla Bibbia, no, perché la Bibbia dice chi avrà creduto e confessato. Se te lo tieni qua dentro, che si vergogna di me, dice il Signore, io mi vergognerò di lui. Tremenda profezia. Molte capre ci sono nel web, tra cui gnostici, satanisti, massoni, tutta sta gente qua che va predicando aberrazioni, non sa niente, si mette a insegnare Bibbia. Ci stanno capre che dicono che ne so, voi siete ebrei, le sapete queste cose, se ci state guardando, che le vocali le hanno messe i masoreti quando già esistevano nel 1000 avanti Cristo con Re Davide. E la legge era stata appena data da circa 250 anni. Che amarezza. E se vanno a mettere a insegnare questi. Dicono queste capre che le profezie non dimostrano che c'è Dio e che questo è Dio. Ma infatti credessero pure a queste favole. Perché come si sono avverate tutte queste profezie, si avvererà pure la grande profezia. Che nell'ultima ora, prima della grande tribolazione, il Signore Gesù suonerà la tromba e la Chiesa sarà tolta e allora inizierà la grande tribolazione.
e morirà quasi tutta l'umanità. E non come dicono alcuni apostati di scappare in Sud America, quando in Sud America succederanno delle catastrofi, ma l'Apocalisse parla chiaro, dice che tutte le città del mondo saranno distrutte, tutte le montagne del mondo saranno distrutte, tutte le isole del mondo saranno distrutte, tutte le nazioni del mondo saranno colpite, tutti i credenti saranno uccisi, tutti, tutti. Leggi Apocalisse 13. Non seguite questi ciarlatani. Gloria a Dio. E quindi su 7 miliardi di persone moriranno più di 6 miliardi e mezzo. Non si sa quante poche persone rimarranno quando Gesù tornerà. Quando Gesù tornerà per instaurare il suo millennio. E questo terzo tempio sarà distrutto un'altra volta. Come facciamo a saperlo? Molto semplice. È scritto che in Gerusalemme ci sarà un terremoto megagalattico dove ci saranno 7.000 morti. E ad aggravare questo, quando il Signore tornerà sul Monte degli Ulivi, il monte si squarcerà in due. Sai che fine che farà questo terzo tempio? Sarà distrutto ancora un'altra volta. E poi lì inizierà tutto una nuova vita. Un millennio come non ci fu mai sulla faccia della terra un'epoca così, salvo il periodo dell'Eden. Ma quella è veramente un'altra storia. Tremenda profezia per i nostri amici ebrei che vogliono continuare a indurire il proprio cuore e a non accettare la parola di Dio. State seguendo il Talmud. Quando il Talmud lascia molto a desiderare su tanti aspetti, ma veramente mo non vogliamo mettere troppa legna sul fuoco. Leggete la parola di Dio. E quando parla un rabbino, giudicate se questo rabbino predica correttamente secondo quello che è scritto nel Tanakh e non che andate a vedere il Talmud. Il Talmud va bene quello che è biblico, ma quello che non è biblico non va bene. Non perché lo abbia detto un rabbino deve essere per forza biblico. Tutto dobbiamo giudicare. Questo è stato il video. Allora, aspettate che non riesco a chiudere. Ok. Perfetto, l'ho chiuso. Questo è il video, non so come sia venuto, non so se sono riuscito a spiegarmi e se sono riuscito a trasmettere il messaggio importante della parola di Dio. Ci troviamo veramente a un passo, un soffio, da che il mondo in un attimo, in un batter d'occhio cambierà, veramente, questo è scritturale, in un batter d'occhio cambierà, altro che. Bene, cari amici, video improvvisato, fatto così, d'amblè, come diciamo a Roma, più veloce possibile, speriamo che questo video sia di aiuto, di edificazione. Leggete la parola di Dio, leggete l'Antico Testamento anche, vedete come leggendo la parola di Dio si possono scoprire tante cose. Leggete la parola di Dio, leggete l'Antico Testamento, leggete i profeti minori, è importante. Ci sono tante profezie, c'è tanta Apocalisse. Non trascurate il Nuovo Testamento, la Bibbia è importante tutta. Se siete nuovi nella fede, prima iniziate col Nuovo Testamento. Prima Giovanni. Piano piano. E niente. Grazie per averci seguito fino qui.
Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom!